Noi siamo il San Costanzo Show, io sono Oscar Genovesi, il regista della compagnia, anche attore, e nonché il regista di questa produzione cinematografica. In realtà si tratta di un cortometraggio che è nato all'interno di un bando regionale per l'audiovisivo 2020-2021 e appunto ci ha dato modo di partecipare introducendo un aspetto del territorio molto importante, che è quello della valorizzazione dei reperti archeologici di Fano e di tutto il resto della regione Marche. Il discorso del ritrovamento archeologico, ovviamente di epoca romana, è stato inserito all'interno di una storia, chiaramente comico, brillante, che ha per protagonista un condominio e i suoi condomini. All'interno di questo condominio, anzi nei sotterranei di questo condominio, durante i lavori di ristrutturazione, viene alla luce uno spazio, diciamo, chiaramente di epoca romana, che pare si tratti della fatidica basilica di Vitruvio. Quindi arriva il sindaco, arriva il funzionario della sovrintendenza dei beni archeologici e paesaggio delle Marche, dice vabbè, questo condominio lo abbattiamo, e i condomini ovviamente non sono d'accordo, e da qui parte tutta una serie di vicende che portano a una conclusione che però rimane aperta, cioè il finale del corto è aperto. Diciamo che è stata una bella esperienza, soprattutto perché si avvale della collaborazione del Lego Film, quindi di Henry Secchiaroli. Io mi sono avvalso della sua professionalità per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Io avevo più che altro, diciamo, la visione, l'immagine del corto insieme a loro. Poi tutto il resto a livello tecnico, di luce, poi di suoni con il fonico Michele Conti. E poi abbiamo le scene e costumi di Rosaria Ricci e le musiche composte dal gruppo The Box, che è di Fano. E questo, diciamo, ci ha permesso di collaborare con tantissime realtà, tra cui il Polo 3 scolastico, che sono venuti i ragazzi, hanno fatto il backstage. Sì, del Polo 3, la sezione grafica e comunicazione del professor Ferretti. Lo troverete nelle TV locali, sul web e chiaramente in qualche spazio adibito alla proiezione. Si chiama cinema. Non si sa se è il cinema, potrebbe essere anche un teatro, uno spazio polivalente. Festival. È anche sottotitolato in inglese, vero? Pensa. Esatto. Questo è tutto. E pubblicità, ci vediamo tra 5 minuti. Ma dopo loro tagliano. Intanto noi parliamo, dopo taglieranno. Grazie.